Ciao a tutti, io sono Waldorf e... Ah sì, cosa diceva? Cosa? Ah sì, mi sono addormentato sul mobile, sì, diciamo che ero un po' stanco. Però era comodino. Devo darvi una notizia importantissima, perché dato che ho superato l'esame italiano... Parlo più normalmente. Dato che ho superato l'esame italiano, posso andare in quarta e quindi posso essere più tranquillo. E quindi posso fare più video. Ah, che bello. In questa puntata di oggi creeremo la nostra squadra per sconfiggere Gandalf. A voi il video. Questo è RPG Maker. Bene, eccoci tornati su RPG Waldorf Maker. E oggi dovremo creare la squadra per sconfiggere il nostro Gandalf. Questi sono i personaggi base. Però io gioco con i personaggi base. Infatti, cliccando su questa icona potremo aprire uno schermato dove creare i nostri personaggi o generarli a caso, tipo questo. Mi fa paura. Ecco. E questo dovrebbe essere Waldorf rappresentato su RPG Maker. Un po' gli assomiglio. E qui finalmente possiamo mettere il character, ovvero quando si muove, il face set, cioè quando parla, o il menu. Qui ci sono varie impostazioni. Intanto basiamoci su secondo. Mettiamo Maria. Non è Maria quella, Maria di Overdrive. Quella tipo vanitosa. Non ha resistito il mio fascino. Sì, convinta. Ricordate? Qui invece mettiamo magari il tipo di Forsaken, che non c'è, fantastico. In questo caso dovrò cercarlo su Google. Purtroppo mi ero dimenticato che la mia chiavetta USB internet era esaurita ed andava quindi ad una velocità pari a quella di un bradipo intorpidito. Adesso possiamo finalmente importare il nostro tipo di Forsaken tramite questo menu un po' complesso, ma è facile da capire. E possiamo finalmente mettere il file set e metterci il nome, che si chiama Terence, non so il nome, vabbè. Mettiamo intanto il tipo di Forsaken. Ok, invece come quarto mettiamo... aspetta. Allora, ci sono io, poi c'è Maria di Overdrive e il tizio di Forsaken. Ho fatto ancora un gioco, mi pare. Il quarto può essere... No. Qualsiasi persona, mettete qualsiasi persona. Qualsiasi persona, va bene? Qualsiasi persona. Vi prego però, non fatemi mettere... Pac-Man. Pensavo di averlo lasciato a Londra. Vabbè, inseriamo questo Pac-Man. Oddio. No, non questo tipo che fa paura. Ecco il nostro Pac-Man. Il nostro nome è Pac-Man, ovviamente. E nickname Pacchi, dai, suona bene. Adesso magari inseriamo le classi. Ad esempio, io che ho superato l'esame, adesso sono in classe quarta. No, proprio questa battuta era una battuta senza classe. Sì, le classi sono tipo arciere, spadaccino o altre cose del genere. Noi ne mettiamo di particolare tipo umorista.
Poi seconda è... Ah, ecco Maria, quindi vanitosa. Poi c'era quello di Forsaken, quindi mettiamo Scansa Demoni, dai. Scansa Demoni. Sei molto bravo a evitare i demoni, anche se a volte muore. E infine Pac-Man, che è un pallino, dai. Non so cos'è. Adesso introduciamo le skills, ovvero quelle in cui dove ci fanno le nostre cose. No, riprovo a fare la frase, ok. Le mosse dei personaggi. Possiamo anche ovviamente crearne di nostre, esempio battuta pessima, la mia, se non avete capito. Oppure un Paclino, quello che prende Pac-Man diventando invincibile, ecco. Sarà la mossa speciale che aumenta di moltissimo il suo attacco. Wow, proprio una mossa overpower, non c'è che dire. Invece, qui invece possiamo inserire le proprie mosse che impareremo perché non le imparano da soli. Infatti, Pac-Man, qui mettiamo il Paclino che lo rende invincibile. Magari alla vanitosa mettiamo una mosse curative, dai. Tipo Heal. Heal. Heal, curare. Troviamo magari sulle skills. Possiamo cambiare il nome in ovviamente Vanità. Sì, dai, stiamo sul banale. Mentre per il Scansademoni, il nostro protagonista di Forsaken possiamo facilmente mettere due doppio attacco. Magari lo chiamiamo doppio accascio, ecco, sono meglio. E adesso che abbiamo creato le nostre mosse, i nostri personaggi, possiamo creare i nemici. Possiamo inserirli qui nella mappa, nelle opzioni della mappa, no? Infatti camminando appariranno i mostri. Lo degenereremo in modo giusto. Dimenticavo di dire che si inizia con i personaggi scritti qui, quindi inserendo qui i personaggi si inizierà con quattro amici. E adesso vediamo i nostri personaggi. Ecco qui, Maria, tipo di Forsaken, è Pac-Man. Pac-Man. Comunque, non è troppo... Cioè, guardate Pac-Man come si muove, dai, non è fantastico. Dai. Sì, questa è la nostra schiera di aliati che si muove. E questo è Gandalf. Tu! Non puoi passare! Ok, questa volta non ti affronterò Gandalf, ma ti avviso, la prossima volta non avrò pietà. Qui finisce il nostro video. Il video. Comunque, qui finisce il video. Finisce il video. Quindi è finito il video. E quindi è finito il video. Se volete provare anche voi il PG Maker, vi lascio una specie di link in descrizione. Spero. Se lo lascio perché mi ricordo memoria volatile. Cosa dicevo? Ah sì, sigla finale.